Buongiorno. Chi è in terapia ormonale o in chemioterapia potrebbe riscontrare un calo del desiderio sessuale, poiché il desiderio si modifica con il variare delle condizioni ormonali. Gli stessi interventi chirurgici che influenzano negativamente l'immagine corporea possono avere un impatto sul calo del desiderio, ma al di là della malattia, noi donne crescendo cambiamo, ci trasformiamo. Questo riguarda ovviamente molti aspetti della nostra vita e ovviamente anche quello sessuale. È dunque normale avere necessità di nuovi stimoli per risvegliare tutti i nostri sensi. Alle volte poi bastano piccoli accorgimenti, innanzitutto si potrebbe cominciare cambiando la routine dell'incontro, importante per creare una situazione nuova e più stimolante. E poi concedersi del tempo in cui potersi esplorare. La lentezza della scoperta del nostro corpo è importante per dare voce alle nostre sensazioni. Abbiamo la fortuna di avere diverse zone erogene sul nostro corpo, non sono concentrate solo intorno ai nostri genitali, e giocare alla scoperta di dove siano può essere anche un modo per entrare maggiormente in sintonia con il partner e ritrovare complicità. Possiamo farlo, ad esempio, utilizzando una candela da massaggio. Per le donne che amano un tocco lungo, caldo e prolungato, e per cui l'olfatto è il senso privilegiato, il profumo intenso e avvolgente dell'olio caldo massaggiato può risvegliare angoli del corpo che pensavamo dimenticati. Giocate quindi ad amplificare i sensi che per voi sono maggiormente stimolanti. Se lo è per esempio la vista, sappiate che limitarla o negarla del tutto può amplificare il desiderio, accendendo fantasie che diversamente non riuscireste a ricreare. Potreste quindi utilizzare il buio, la luce fioca di una candela o una benda intorno ai vostri occhi. Oppure, se siete in un periodo in cui lo specchio non vi rimanda l'immagine di voi che vorreste e per questo fate fatica a proporvi al vostro partner, bendatelo. Lasciate che sia lui a godere immaginandovi come voi volete e usate la vostra esperienza per riavvicinarvi a lui. A presto!